E ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qua su GTA con una special guest nel canale che avete già visto, sì, qualche Sì, volta. ho fatto anche dei video da solo. Ha fatto dei video da sola, è vero? Va, parla. Parli Ciao a pure. tutti, sapete tutti chi sono ormai, sono l'editor. Non si ricordava, capito? Ho fatto i video di Brawl da solo. Ho fatto con lui i video di Fortnite. Non si ricordava. E ora siamo su GTA. Allora, abbiamo 3 stelle. Bello, magari cerchi di raggiungere gli aerei. Che non mi ricordo dove sono. Ah, sono laggiù, ok, li ho visti. No, ma non quelli grandi non li puoi Sono guidare. i jet laggiù in fondo nel... I piccoli, cerca di andare dritto. A parte che la macchina non è nostra, quindi... No, Meno male perché ci stanno tutti sparando. meno male, noi non abbiamo la macchina, perché io l'ho detto, prendiamone in prestito una, perché il Q3 me l'hai distrutto. Sono dettagli. Allora, Insomma, prendiamo questo qua, non lo puoi guidare, devi andare da quelli là. Forse puoi guidare anche con l'aereo grosso là. quello Sì. grosso? Vediamo. Ma lo Stava devi saper usare, perché se no sparando. ci fai una figuraccia. Allora, oggi siamo qua nell'aeroporto per andare. Oh, c'è il piccolino nel caso. Ma non c'è la scala, non si può. Posso Puoi entrare. Ti entrare, dice, ma c'è la se tu polizia. scendi, ti dice, vuoi entrare? No, non qua, non qua, non qua, non qua, non qua. Mi stanno sparando. Entro in quello piccolino, dai. Entro nel jet, quello privato. E poi vado a volare, volo. Ok. Sento che esplode tutto, se stacchi l'ala esplode tutto. Ok, andiamo a volare. Avrei staccato l'ala come minimo, giusto? Via. Sul carrello. Si può tirare sul carrello, giusto? Sì. L'ho tirato su io. Attento a non volare troppo basso, che poi ti schianti. Ok, stanno togliendo le stelle. E attento a non allontanarti troppo, perché sennò poi cadi, Allora, perché io c'è una volevo barriera di carte. andare Sì, mi sa che per la nella base base militare militare. devi scavallare le montagne. Allora andiamo a scavalcare le montagne. Signore e signori, ci avete presente Schettino? Schettino fa affondare C'ho un guasto al motore. le barche. Nicolò fa cadere gli aerei. Come vedete, abbiamo già un bel motore, bello in fiamme. Abbiamo già un motore bello in fiamme. E anche l'altro Anche ora. l'altro ora. Capitan Speriamo di Schettino! poter riuscire ad atterrare. Che miseria. Allora, Qua non dov'è ci la puoi base? È quella atterrare. là la base? Potrebbe essere. Sì, è quella là. Sento che perdi energia, continua a schiacciare. Tiro giù il carrello. Non so molto se atterrerai sul carrello, sai. Non credo che atterrerai sul carrello. Ho dei forti dubbi. C'è la pista! Allineati la pista e vai giù. Forza anch'io. Non mi ha detto le stelle? Come mai? Ecco, infatti, mi sembrava strano. Si rivola, sali, sali, sali che c'è 4 stelle.
Ecco, appunto. T'ho detto ridecolla! Stavo decollando, ma mi ha sparato una mina enorme. E ovviamente l'aereo non c'è più, neanche non è neanche respawnato. Non ci credo. Il coso, mi sa. No. A parte che cos'è, crashato tutto, che è tutto nero. Non ci sei credo. Sei all'ospedale. Che è all'ospedale, quello, se non sbaglio, vicino a casa noi, i pompieri. Quindi puoi rubare il camion dei pompieri. Allora, come prima cosa, il signore mi deve dare la macchina. Prendi il camion dei pompieri. Dov'è? Boh. Sapessi. Allora. Boh, io ti consiglierei di andare. No, qua non c'è la cosa. C'è la funivia, è vero? Oh, qua c'è la funicolare. Andiamo a prenderla. C'è la funivia. La funivia, sì, andiamo a prenderla. Costa tipo $10. Andiamo a prenderla. Vai, sì, andiamo a prenderla. Dai, proviamo. Prova il capolinea, quello inferiore. C'è la macchinina, ti prego. Ci ho provato ad andarci. No. Aspettiamo una macchina, perché... c'è quella macchinina che andiamo subito a prendere. Oh, quella dietro, bella. Mi piace. Questo prendi fuori strada. Ciao. No, t'attacchi. Ok. Si era attaccato alla portiera. Sì. Cioè. Si stacca la portiera, sto qua. Poi si stacca la portiera. Poi si stacca. Poi Nicky lo stacca. Allora. Andiamo a prendere la funicolare. La funivia. Funicolare. Funicolare è un'altra cosa. Ok. Ragazzi, ho una notizia da darvi. È bucato? No. Una buona percentuale di voi, molto buona, non mi segue. È una bruttissima. Quindi, per arrivare... Una percentuale di quelli che guardano i video, sì, più corretto. Una percentuale abbastanza significativa, ho sbagliato strada. Non Vogli mi segue. Voglio andare anche la percentuale? Eh? Voglio andare anche la percentuale o non la diamo? Forse è meglio di no. Forse è meglio non darla, sì. Forse è meglio non darla. Diciamo che una buona percentuale. Gli iscritti che guardano i video sono una percentuale molto esigua. Molto, molto, molto esigua. E non c'è tanto da ridere, ma c'è da piangere. Ma quando arriveremo ai 80 iscritti, farò un video completamente dedicato a un tour del mio nuovo simulatore. Oh, c'è sto qua che mi segue. Simulatore, oddio. Simulatore. È una cosa molto homemade. Simulatore di guida. Ovviamente, cioè ovviamente non è poi così tanto scontato, è di Bus Simulator. Comunque forse poi porterò anche altri giochi. Vediamo poi che cosa portare. Ora andiamo sulla funicolare. Ancora sulla funivia. E devi entrare di lì. C'è una rampa di scale. Sali sulla funivia. Okay. Cioè proprio sulla cabina e ti dice se vuoi acquistare un biglietto. Poi parte apposta per te. Puoi skippare il viaggio oppure fartelo tu. No, ce lo facciamo per la partita! Non ci credo. Vabbè, noi aspettiamo, non abbiamo fretta. Cioè, oddio. Un po' di fretta ce l'abbiamo. Un po' di fretta ce l'abbiamo. Come sapete tutti, l'algoritmo di YouTube non piacciono all'algoritmo di YouTube non piacciono i video superiori tipo 10 minuti. 15 minuti, sì, esatto. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Intanto che poi torna la funicolare. Aspetta, e ridaglie la funivia.
che mi sa che sta tornando questa. Non si vede se c'è. No, non ci sono le puleggia. La puleggia, ma non c'è. Quindi. Hai 100 iscritti. Piccolo spoiler. Ci sarà il rullo di tamburi. Face reveal. Il face reveal, ragazzi. E poi un po' più avanti, chissà se organizzerò qualcosa. Allora, per usare la funivia, prezzo 10 euro, fare così. Oh, mi sto facendo il viaggio, che bello. Io ti suggerirei di saltarlo. Io non lo voglio saltare, lo voglio fare. 10 minuti? Allora direi che lo saltiamo. Siamo circa 11. Però io direi magari andare avanti, tagliamo qualcosina. Ok. Ah, te lo sei saltato. Ho saltato. E poi per tornare in giù te lo puoi fare. Di qua. Di nuovo. Qua teoricamente dovresti vedere tutto. Dovresti essere o vicino o proprio sopra il Monte Ciliad. Qua c'è la bandierina. Qua non si può salire? Ah, sì che si può. Oh. C'è la terrazza panoramica, è vero. E ci sono le moto. Sì, ma non sono tue. E poi i motociclisti. Ma si può guardare da qua? Sì, ma ti chiedono soldi. Lo facciamo? Un euro costa. Tanto non mi sono fatto spendere 300 cose per il Q3. Che bello! Bello, veramente. Vado a Genova, Spianato, Castelletto. Esatto. Con un euro mi regalano il telescopio. Che bello! Mi compro il telescopio. Che figo, non si vede assolutamente niente, però va bene lo stesso. Facciamo magari una bella pulitina alle lenti, è consigliato. Allora, noi adesso prendiamo la moto e vediamo se riusciamo a scendere. Io ti però suggerirei di prendere la funivia perché non le puoi prendere, sono dei motociclisti private. Vabbè, noi le prendiamo comunque. Non puoi prenderle, non te le fa prendere. Però ragazzi, io vi dico. Ah sì, te le fa prendere. Scendiamo dal Monte Ciliad. Al Monte Ciliad, no? Non lo so. Vabbè, scendiamo da questo monte nel prossimo episodio, ragazzi. Così mettiamo un po' di pepe alla situa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo episodio di BCTA. Ciao ragazzi!